Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel brano del Vangelo di oggi Gesù dice: Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Gli ebrei infatti erano convinti che se non si osservavano alcune prescrizioni, come ad esempio lavarsi le mani prima di mangiare, l'uomo veniva contaminato. In altri passi del Vangelo Gesù invece dice chiaramente che è dal nostro cuore che escono tutti i peccati. Dobbiamo dunque purificare non tanto le nostre mani, ma il nostro cuore. Non siamo per niente buoni e abbiamo bisogno assoluto di questa purificazione interiore. Questa purificazione è impegnativa e dolorosa. È come raffinare l'oro nel fuoco. Molti sono quelli che arrivati a questo punto si tirano indietro e rinunciano a questa che è l'opera più importante della nostra vita. In poche parole, questa purificazione interiore si realizza con la preghiera e con una grande devozione alla Madonna. Iniziamo dalla preghiera, prendendo spunto dalle stupende parole che il santo di oggi, San Giovanni Maria Vianney, scrisse. Egli così insegnava: «La preghiera nient'altro è che l'unione con Dio. Quando qualcuno ha il cuore puro e unito a Dio, è preso da una certa suavità e dolcezza che inebria, è purificato da una luce che si diffonde attorno a lui misteriosamente». In questa unione intima, Dio e l'anima sono come due pezzi di cera fusi insieme che nessuno può più separare. Com'è bella questa unione di Dio con la sua piccola creatura. È una felicità questa che non si può comprendere. Noi eravamo diventati indegni di pregare. Dio però nella sua bontà ci ha permesso di parlare con Lui. La nostra preghiera è incenso a Lui quanto mai gradito. Figliuoli miei, il vostro cuore è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di amare Dio. La preghiera ci fa pregustare il cielo come qualcosa che discende a noi dal paradiso. Non ci lascia mai senza dolcezza. Infatti è miele che stilla nell'anima e fa che tutto sia dolce. Dobbiamo fare dunque della preghiera il respiro della nostra anima. La preghiera purifica il cuore e lo rende buono. Ci si purifica inoltre amando tanto la Madonna. È lei che rende agevole il cammino della preghiera e della purificazione. Senza di lei tutto sarebbe più difficile e doloroso. È lei che rende amabile la pratica delle virtù e che ci fa sentire in fondo al cuore il disgusto per il peccato. Sant'Agostino, con una frase molto concisa, diceva: «Ama e fa quello che vuoi». Questa frase ci fa comprendere che quando un cristiano ama veramente Dio, sente il desiderio di fare sempre la volontà di Dio, non potrebbe fare diversamente. E lo stesso dobbiamo dire di chi ama la Madonna. Chi ama la Madonna sente la necessità di osservare i comandamenti di Dio e se qualche volta cade in peccato sente subito un grande disgusto per ciò che ha commesso. Se ameremo la Madonna sentiremo il desiderio di imitarla nelle sue virtù e sarà per noi dolce e consolante fare ciò che lei farebbe al nostro posto se fosse nella nostra situazione. Dobbiamo dunque vivere uniti a lei per mezzo di una preghiera generosa. Insegnava un maestro di devozione mariana, il padre Silvano Giraud, che non dobbiamo essere virtuosi per essere uniti alla Madonna. Se aspettiamo di essere virtuosi, non la ameremo mai. Dobbiamo piuttosto vivere in unione con lei per avere la capacità di essere virtuosi.
Le virtù sono i frutti più belli che maturano nella vita di unione con Maria. Se saremo uniti a lei con la mente, con il cuore e con la vita, allora il nostro cuore sarà purificato e diventerà quel terreno buono di cui parla Gesù nel Vangelo, che produce il 100 per 1. Saremo uniti alla Madonna per mezzo di una preghiera continua. Il flusso di grazie che dal cuore dell'Immacolata fluisce nel nostro cuore è regolato da noi in un certo senso, è regolato dalla nostra preghiera, in modo particolare dal rosario, per cui tanta preghiera, tanta grazia. E i frutti che raccoglieremo da questa vita di unione con la Madonna, oltre che le virtù, saranno le grazie di ordine materiale e spirituale. Dunque, non aspettiamo di essere santi per amare la Madonna, ma amiamola quanto più possiamo per poter un giorno diventare santi anche noi. Siano lodati Gesù e Maria.